Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo Daily Quit. Io come sempre sono Quit108 e oggi sono fuori dalla Buffetti perché ho dovuto acchiappare questi. Questi sono i formulari dei rifiuti che noi utilizziamo al lavoro per appunto portare i rifiuti in discarica. Senza questi non si può portare i rifiuti, quindi è una cosa legale abbastanza importante per il mio lavoro. Comunque, io ho luci di ogni genere addosso, lo so, è tardi, sono tutti in giro con le luci, in realtà non è tardi, sono le 5.40, ma sono tutti in giro con le luci, a Milano c'è tipo un cielo che veramente è orribile, uggioso a livelli elevatissimi, e quindi non c'è qualità video. Però in questo caso c'è qualità audio, più o meno, semplicemente perché sono fermo. L'ultimo video era un po' tipo perché stavo andando in giro in macchina e vabbè, è andata così. Purtroppo questi sono video fatti un po' ad cazzum, tra virgolette, giusto per chiacchierare un po' con voi. Ho avuto un po' di domande, quindi ne farò due o tre, quelle che mi ricordo, perché le ho appena lette, però me le sono già dimenticate, quindi... Allora, la prima domanda è: cosa è successo tra te e Luke? Non nel particolare, non nello specifico, ovviamente, ma se è successo qualcosa. Una ragazza mi ha chiesto questo. E sì, abbiamo avuto un diverbio abbastanza serio e io sono diventato Dio. Abbiamo avuto un diverbio abbastanza serio e quindi non credo che faremo più nulla assieme. Semplice. Un'altra persona mi ha chiesto il mio cognome, che è Montingelli, ma tanto non mi troverete su Facebook perché ho solo qui 108 su Facebook. E poi mi ha chiesto la mia data di nascita e quanti anni ho. Attualmente ho 25 anni e la mia data di nascita è il 18 marzo del 1989. Quindi facile. Un'altra domanda ancora mi chiedeva: che giochi ho intenzione di fare nel futuro prossimo? Che giochi che usciranno quest'anno ho intenzione di fare? La risposta è che non ne ho idea. Sicuramente vorrei tantissimo fare quel gioco che esce per PS4 e per PC, quello dello spazio dove si va sui mondi alieni, dove si va su tanti mondi e si è in una galassia immensa e bisogna arrivare al centro dell'universo. Oddio, mi sfugge il No Man's Sky, quello lì. No Man's Sky lo voglio fare assolutamente, dovrebbe uscire quest'anno, in teoria. Poi boh. E poi per il resto di solito mi faccio sempre trascinare un po' da quello che vedo su Steam, piuttosto che per decidere le serie, quindi non lo so. Non so neanche se farò più serie Let's Play, a parte magari quelle tipo Dungeon World dove possiamo fare qualcosa di figo assieme. E se rimarrò a fare soltanto Fantage, questa è una delle cose. Quindi ancora non so bene che impostazione avrà il canale. Probabilmente ci saranno molti più Fantage e molti meno Let's Play, semplicemente perché Let's Play purtroppo tira meno. Comunque c'è una signora che mi sta guardando come se fossi impazzito. Sì signora, sono palesemente impazzito. Comunque andando avanti, oggi non è uscito un gameplay, mi dispiace, ma ragazzi, io ieri sono arrivato a casa e tipo mi sono messo davanti al PC e ho detto va bene, registro, e poi ho fatto tipo cervello totalmente spento e niente, non ho più registrato. E poi mi ha chiamato, però mi hanno chiamato i ragazzi degli iFeeBug che stavano provando la nuova cosa di LOL, di League of Legends, che è uscita, e ho giocato con loro. Quindi se andate sul loro canale c'è un video dove ci sono io. Conta come gameplay? Non lo so, anche perché ho giocato di merda. È la nuova... su League of Legends, per chi non lo sapesse, hanno aggiunto una nuova modalità dove gli avversari scelgono i tuoi champion e tu scegli i champion degli avversari. Noi gli abbiamo dato una squadra della Madonna, loro ci hanno dato tutti i jungler. È stato divertente, andate a vederla. Quindi io vi ringrazio come sempre per aver seguito questo Daily Quit, spero che vi sia piaciuto. Il mio nome è come sempre Quit108. Ciao a tutti.